Spaghi. Spaghi. Ciao. Ciao amici. Buonasera. Benvenuti in una nuova live. Io sono il Spaghi. Vabbè, basta con lo stronzato. Allora, ciao Coco. Non lo so in quanto tempo guadagni 400 bagigi, mi dispi. E quello non mi ha mandato ancora le modifiche, anche perché gliel'ho detto oggi un po' troppo tardi, visto il fuso orario. E però manca veramente una minchiata, cioè manca solo che mi metta le scritte in maiuscolo. Signor Buco, buonasera, buonasera signor Buco. Allora, concorderete con me che signor Buco deve essere VIP. VIP signor Buco. Perché dopo ieri sera è stato veramente figo. Allora, ragazzi, datemi un secondo che prendo il tè, perché mi ero dimenticato di far bollire l'acqua. E c'è ancora il signor Buco, non lo so, signor Buco, ci sei? Scrivi qualcosa, per favore. E comunque, se volete, vi faccio vedere la transizione che mi ha mandato. Porca puttana, no, scherzo. Ok. Stavo per ustionare l'interno qua. Ok, eccomi qua col teino. Ciao Leo. Ciao Leo. Come la va? Come la va il maestro della figa? No, si è perduto. Allora, fammi vedere una cosa. Ciao Aranciata. È andato via il signor Buco, ragazzi. Non c'è in chat. Come non c'è? Dimmi te cosa ne pensi. Ah sì, non ti ho più risposto. Cioè, ti ho risposto con quella roba lì. Però sì, non ho più guardato che ero in giro. Bloccala Leo. È l'unica cosa da fare. È l'unica soluzione. Vabbè certo, DC vuol dire dai cavolo per motivi legali. Anche quello che ti ho scritto io vuol dire, non lo so, non lo ripetiamo comunque. Dai, vi faccio vedere il graficon. E ok, l'overlay proprio. Cioè no, la transizione. Il transition. Ho un casino qua sopra, devo sistemare un po'. La transizione è questa. Però devo metterci dei suoni. Quindi devo capire un attimo che suoni metterci, ragazzi. Non va. Ha deciso che non va. Ma Dio Cristo, ma da telefono va? Ok. Questo è un problema. Vabbè, ve la faccio vedere direttamente da qua. Da qua facciamo prima. Allora, orders. Infatti non so perché abbia deciso di rimettere. Cioè, adesso partirà la musica potente. Non ho capito perché ha deciso di mettere le scritte in minuscolo, guardate. Cioè, fa schifo. Ma a caso! Cioè, tutto il resto è perfetto. Questo qua fa schifo. Poi vabbè, mi ha passato il logo in alta qualità, quindi perfetto. Cioè, in realtà mi manca solo questa in maiuscolo. E il resto è a posto. E la transizione è questa. Tra una scena e l'altra. Che direi che ci sta. Però bisogna metterci dei suoni. Magari la velocizzo un po'. Però è figa, cazzo, mi piace. Mi piace molto. Mi piace molto, devo dire. Quindi ecco. È strano bambina del cazzo, sul serio. No, no, ma bloccala, Leo. O le dici di andare a cagare, sul serio, oppure bloccala, cioè non può. Ma 4 mesi di che, poi? 4 mesi di cosa? Perché? Che cazzo vuole questa, poi? Perché ho mandato un video a una mia amica mentre mi scaccolavo e con scritto ho trovato il coronavirus. Mi ha risposto good job. Ciao Red. Allora ragazzi, stasera finiamo la route di terra. Vediamo, non so quanto ci metteremo. Potremmo metterci un'ora, come due, come tre.
Non me ne infatti ci lasciate prima di 3 mesi. Infatti, 4 mesi di che? Cioè, 4 mesi di merda. E io glielo direi molto apertamente. Senti, hai rotto il cazzo. Scrivimi ancora e ti blocco. Ti scrivi ancora? La blocchi. Fine, ragazzi. Cioè, ma anche per lei la deve piantare. Cioè, ma per... Cioè, vabbè, avete capito. Dai. Sì, ma il signor Buco dov'è? Signor Buco! Puttana Eva, che altro che è? Perché cresce a un volume bassissimo. Se io faccio VIP il signor Buco, lui sparisce. Io veramente non ho parole. Signor Buco! Ciao, Derke3431. Sei tu? No, non sono io il signor Buco. Il signor Buco è un maestro Zeta North. Sono io, quello sono io. Sotto mentite spoglie. Comunque, benvenuto. Allora, non so quanto ci metteremo. Se finiamo presto, io non andrei a fare la route di Ventus. Non andrei a cominciare, perché non avrebbe senso iniziarla per un'oretta, che poi finché non finiamo Mystery Dungeon si sospende Kingdom Hearts. Per cui direi di... magari ci facciamo un po' di just chatting. Non solo benvenuto, ma bentornato. Scusami, io non mi ricordo mai i nickname delle persone. Mi dispiace. Bentornato. 4. Pure il tuo è così particolare che dovrei ricordarmelo. Comunque, bentornato allora. Mamma mia. No, scusami. Ma tra l'altro, allora io ho dei problemi. Io ho dei problemi con i nickname. Vengo da quando streamo nel 2009. No, allora sei tu che sbagli. No, perché io ho davvero dei problemi. Io ho dei problemi con i nomi, con le facce e con i nickname, ovviamente, di conseguenza. E a vedere la gente, io salgo in autobus pensando ai cazzi miei, ascoltando la musica, ok? E ogni tanto mi arrivano messaggi tipo su WhatsApp: oh, ma mi saluti o no? E mi giro e c'è della gente lì così. Ma magari, cioè, io sono seduto qua, la gente è seduta qua, capito? Sono veramente uno stronzo. No, cioè, non uno stronzo, però andiamo. Io sarò Ter uguale Der. Der, ah, scritto Der, detto Der. Vedi, non so neanche leggere. Der, onesto. Non è che sono un pirla, è che sono lì che mi faccio i cazzi miei, quindi non me ne frega nulla. Cioè, si scherza, ovviamente. Questo è un cazzone, comunque. Comunque, benvenuto tornato, allora, così siamo a posto. Master Terra! Terra, poi. I do for friendship. Alzo un po' il volume. Non è la vecchiaia, è essere rincoglioniti, avere un neurone in testa. Fidati. Allora, fa tanto il figo, gli butti un secchio d'acqua e muore. Esatto. Io credo che a lui piacerebbe avere un secchio d'acqua. O comunque acqua sul cazzo. Cioè, non so se mi spiego. Dai. Allora, non so se mettere l'altro Keyblade oppure no. Che cazzo sto facendo? Spiegatemi che cazzo sto facendo. Non so se mettere Pandemonio. Magia meno 2. Boia, è fortissimo però. È ora del boss. Sì, passiamo proprio alla fine. Non so. Perché, cioè, capito, The World, però con i boss non funzionerà mai nella vita. Non ti conviene Pandemonio. Ah, beh, ma perché mi influirà anche su Energica. No, non è una blind run per me, per qualcuno magari che guarda sì, per cui evitiamo gli spoiler, eccetera, eccetera. Geoflagello. La magia flagello mi piace di più perché comunque è il suo, cioè, ci sta. Pandemonio. C'era un paninaro che si chiamava Pandemonio qua vicino. Cioè, proprio il classico merda, detto merda, su strada. Ha chiuso. Di geoflagello il cazzo. No, scherza. Sta per ridere. Sì, ma signor Buco, porca puttana. Io, veramente. Il boss finale, ragazzi, è Topolino. No, ma è vero. Ma anch'io sono d'accordo, cioè... Se quel personaggio là, che non nomineremo, che chiameremo Mom, non è Demix, è Topolino. Signor Buco, sono tartufi questi? Eh?
Controlliamo. Ma sì, mi piace questa cosa. Sì, dai, sarebbe troppo bello. Poi non è che ci ho pensato seriamente, sarebbe troppo bello e basta. Voi lievitate, ci vado a cazzo duro. È enorme. Guardo! Ok, c'è qualcun altro? Sì. E qua. Signor maestro buco, scusa. Se no maestro signor buco. Oh. No, che cazzo ha fatto? Oh, vabbè. Ah, ok. Che cazzo è successo? Un sacco di roba è successo. Ok. Bisognerebbe trovare comunque un set migliore per terra. Perché io, cioè, sì, ok, The World è molto carino, però tutto il resto è abbastanza inutile. Gotcha. Doppio colpo. Secondo me è Pluto. spero non sia lui. Vabbè, signor. Il maestro buco. È il signor buco in realtà. E voto un tipo nuovo. Basta vecchi personaggi. Ah, anche tu. No, secondo me sarà un vecchio personaggio, ragazzi. Non so cosa metto. Vabbè, tu sei. Te ti posso anche togliere. Boh. Che non abbiamo un cazzo di bello. Boh, proviamo a caricare qualcosa, vediamo cosa succede. Tipo aerocolpo con Blizzard. No, non abbiamo un cazzo. Abbiamo nulla. Signor maestro buco, boss finale di Sekiro. Madonna, sì. No, dopo facciamo un altro raid a qualcuno di interessante. Perché mi sono veramente divertito ieri sera. Ehi, ma sei enorme! Madonna! Che l'altro stronzo non si è fermato? Oh, oh! Però mi sta sul cazzo che non c'è la musica da battaglia comunque. Cioè mi spegne abbastanza l'entusiasmo tutta sta roba. Poi vabbè. Si capisce un cazzo. Quanto cazzo ce ne sono? A caso, va bene. Il maestro di queste cose. Poi non si capisce un cazzo veramente. Dio Cristo. E già sta cosa non sta fermo. Poi non si capisce una sega veramente, ragazzi. Allora.
Dai, ma che schifo, basta i personaggi vecchi. Ma secondo me è Demix, ragazzi. Silenzio, l'hanno solo due, lo slash. Perché? Ok. Ah, c'è uno scatolone. No! Vabbè. Beh, Gravig è zero, comunque figo. Me gusta mucho, me gusta. Vabbè, è inutile sta cosa qua, però facciamola. Così per ridere. Penso che i tre colpi si shottava, quel coso lì. Ma molto bene. Così per dire. Ah no, niente. Oh! Non ti devi permettere, capito? Boh. Qui ce l'ho. Bello del boy, bello del... Ok. Bello del signor Buco, bello. Signor Buco. Vabbè, comunque come ve l'ha passato, ragazzi, in questi giorni senza scuola? Io vi odio. Ovviamente si scherza. Finalmente. Cosa? Oh no, sta arrivando qualcosa. Me lo sento. Me lo sento, ragazzi. Sta per succedere qualcosa. Infatti, eccolo qua. Me lo sento. Ma perché? Ma poi vabbè, ciao Coco, grazie per essere passato. Bannino subito. Che palla, perché mi fa vedere chi quelli disponibili? Il primo bannino, non male. Coco, ricordati che il bannino dura fino a fine live. Per cui se vuoi tornare, mi dispiace, ma è stata una tua scelta. Buona serata. Un applauso. Scrivete F in chat per il soldato caduto che ha fatto seppuku. Oh, nel culo, nel culo. Sì, nel culo. Non dura tantissimo però. Mi piace molto questa cosa, mamma. Gotcha. Oh! Ciao Bigio, cosa vuol dire F in chat? Non ne ho idea, lo fanno tutti, lo faccio anch'io. Press F to pay respect. Ciao Bigio, ti sei appena perso il ban di Coco. Oh, non so se l'hai visto in realtà. Come stai? Sì, prendimi tutto, tesoro. Stop ga! Arriva da COD e... Ok, spiega perché non ne ho idea, non mi sono mai informato. Anche perché ce l'ho mai ancorato nulla. Ti ho risposto. Alla domanda. Che aspetta. Domani devo fare una lezione di mate. Di mate su. Di mate. Su Hangouts. Che palle, bro.
Mi piace questa incursione curante comunque. Cavolo, mi dispiace per Coco, però cioè sono scelte nella vita. Devo ricordarmi, ragazzi, davvero ricordatemi di sbannarlo a fine live, perché sennò lo sapete come sono fatto, io mi dimentico. È come quando ho lasciato Fra bloccato su Instagram per una settimana, tipo. È strano che non mi scriva più. E infatti mi aveva scritto. Comunque ragazzi, la mia segregazione in casa tagliamento. Very much interesting. La mia quarantena sta arrivando, la sento sempre più vicina. Cosa fa tagliamento? Ok, grazie. 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 Genera un vortice con un attacco rotante scaramente via i nemici vicini. Bello, mi piace. Mi dissocio, era quello il motivo del perché non mi rispondevi. Sì, 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 era quello, esatto. Comunque, cosa volevo dire? Che la mia quarantena è sempre più vicina. Oggi mi ha chiamato, come vi dicevo, sul gruppo dei sub. Mi ha chiamato lo studio, l'ambulatorio della mia reumatologa. Allora, dovete sapere, premessa, che io sono in... sono curato in reumatologia infantile, perché è da quando ho 3 anni che mi hanno in cura, più o meno, a Verona. Perché non c'era reumatologia infantile a Verona, quindi andavo a Milano. E... ehi, guarda Milano, sì, e tu si chiami il cazzo. No, si scherza, comunque. Tagliavento. Oh, oh. E cosa volevo dire? E quindi... da quando avevo tipo 7-8 anni sono in cura in reumatologia infantile. La mia dottoressa è lì e rimango lì finché non mi manda via, perché comunque mi conosce da vita. Poi non a me non cambia assolutamente nulla. Però capitano delle volte, tipo oggi, che mi chiamino. Magari mi chiama qualche assistente che non mi conosce, che è strano, quindi deve essere per forza nuova. Anche perché io quando vado là faccio sempre un po' di spettacolo, un po' di show. Poi ultimamente la questione cos'è? Che io vado là e c'ho la mia dottoressa e altre 5 assistenti che mi guardano denudarmi. È molto interessante questa cosa. Comunque, non sto scherzando, è così. La prima volta ho detto ok. Comunque, dicevo, oggi mi chiama questa probabilmente nuova assistente, centralinista, che cazzo ne so. Sì, buongiorno, volevo sapere se suo figlio Simone sta bene, se ha avuto problemi, ha avuto influenza, febbre, così. Guardi, Simone sono io, comunque sto bene. Ma com'è lei? Sì, sono in cura lì da tanti anni, ho 24 anni quasi. Però sono io, sono abbastanza sicuro di essere io, l'ho detto. Silenzio. Ah, non avevo visto. Dio caro, dove cazzo è andato? Non avevo visto la data di nascita sulla cartella. Molto bene, molto bene. Quindi, le informazioni base per sapere con chi stai parlando non le hai guardate. Ma va bene così. E niente, quindi mi fa, vabbè, insomma, qualsiasi problema tu dovessi avere. Vabbè, martedì c'è la visita. Qualsiasi problema tu, se dovessi stare male, chiamaci immediatamente che vediamo cosa fare. Quindi ecco, oggi al lavoro, nel frattempo, 3 persone sono rimaste a casa per la febbre. L'ho detto io. Sempre più vicini. Moralmente a terra per mille motivi, ma ieri diciamo bene per abitudine, tornando a COD, durante uno dei capitoli della serie, durante il funerale di uno dei personaggi... Ah, è vero. Adesso mi ricordo. Sì, perché li ho giocati tutti in Modern Warfare, sono gli unici COD che ho giocato, probabilmente, oltre al primo. Cavolo, mi dispiace, Bigio. Se hai voglia, poi nel gruppo dei sub ne parliamo. Timeoutino quanto dura? Quanto voglio io? Quello è abbastanza gestibile. Pornhub, mi dissocio, il pacco di bra... Esatto.
Magari pure lì c'è, ma il meme arriva da COD. Sì, mi è venuto in mente il pelacchi di Brothers. Ora che ci penso mi è venuto proprio in mente. Perché avevano una trama figa i Modern Warfare, cazzo, erano veramente fighi. Comunque sì, ci sono queste scene molto simpatiche. Poi arrivo e fa: e come stai? Beh, insomma, dai, potrebbe andare meglio. Sono, poi faccio il mio spettacolo. Ogni volta dico stronzate. Tipo, vabbè. E poi improvvisare sul momento. Sì, loro si divertono, io mi diverto, io mi denudo, loro si denudano. No, non è vero, solo io mi denudo purtroppo. Tante che non è morto. Ehi. Ripartire da zero. No, riprova. Bello. La mattina di sveglio sono carico a 1000. Scialla. Ok, dai. Sti nemici mi devi affrontare per forza. Ma io voglio affrontarli per forza, perché intanto livelliamo un po' e poi ci liberiamo il campo e possiamo vedere se sono casse in giro e così. E anche perché appunto mancano solo i boss. Cioè, cazzo facciamo poi? Voglia. Oh sì, carica lama. Vieni qua. Esplodi, cazzo. Ok, grazie Nintuber per l'host, grazie a non immagino. Allora, mi immagino l'immagine di quella ragazza seduta sul divano, ci guarda dai uomini, esatto. Tipo, bug le infermiere al posto di tipi. Sì, ma tra l'altro non sono infermiere, sono tutte specializzande. Quindi sono anche giovani, capito? Avranno la mia età. Annoni. E non lo so chi cazzo c'è. Chi è? Tu chi sei? Secondo te l'uomo in regia è Annoni? Ma di solito è Annoni che passa e dice: metto l'host con i youtubers così. Ciao Body, come stai? Vedi i messaggi privati di Twitch. Ah, adesso pure lì i messaggi privati. Madonna santa. Io ti spacco il culo. No, scherzo. Con qui e qui e vi... Ah, ok. E vi osserva per sempre. Tanti cuori per Cocco. Ricordatevi di sbannarlo, ragazzi, davvero. Da farato come sempre prima di un cast, madonna. È vero. Che è domani, è vero, cazzo. Bella. A che ora è? Ho paura. Cazzo, sono sicuro che sarò in live anch'io quell'ora lì. Guarda, veramente. No, anche perché c'è Nintendo Cast. Ah no, è stasera. Sono scemo. Sono un cretino, ragazzi. Non male. Allora dopo faccio il ride. Se chiudiamo in tempo. Sono un cretino. Infatti ho detto perché è in regia adesso. Sì, ora oggi non so neanche di essere al mondo. Vabbè, poi l'avrei visto dopo, avrei detto: ah, ma sono online, facciamoli il ride. Vedi, adesso noi possiamo girare liberamente, fra. Grazie a questa cosa che ho liberato il campo.
Signor Buco, dove sei? Vieni a trovarci prima o poi. Signor Buco, per favore, torna qui da noi. Yeah, signor Buco, yeah. Dove sei, signor Buco? Dai, mi manchi, per favore, torna qui. Signor Buco, dove sei? Signor Buco, dove sei? Dai, mi manchi, per favore, torna, torna qui con noi. A casa. Ciao, Bigio, buona serata, caro. Ok, ciao, Body. A dopo. Se anche lo dice il Master Signor Buco, lo vediamo. Non lo so, vediamo, perché sarebbe il Nintendo Cast... stonato come sempre. Lo so, scusate. Sarebbe il Nintendo Cast sul canale dei Nintubers. E sarebbe cosa buona e giusta raidare lì. Questa sera. Ultima carica? Catalizzatore buio? Cosa mi piglio? Un cazzo di soldi, tra l'altro. Non male. Non male, ragazzi. Cosa mi prendo? Parata caos. Wow. Contro impatto. La precedenza del signor Buco. No, la precedenza di Nintubers, ragazzi. Ha fatto una live oggi di pochi secondi. Ho visto. E dai, suggeritemi. Cosa prendo? Ultima carica, merita? O catalizzatore buio? Oh, è arrivato Lidl. Ciao Lidl, non ti avevo visto. Ciao Lidl. Catalizzatore buio mi ispira non poco, devo dire la verità. Quindi penso che prendo questo. Ciao. Quante volte? Ok. Ah, infatti, bravo Fra. Allora, console dei comandi. Tra l'altro sarà un colpo di quelli da 2. No, ok. Bella. Sono scrigni? Direi di no. Signori, ormai siamo al finale. Catalizzatore Bugo, esatto. Bugo. Perché due mezzo cocchi? Due mezzi cocchi? Perché... Perché sono buono? Ottima risposta. Allora... Eccoli qua. La riunione. I fan del signor maestro Buco sono i buchetti. Certo. Riarrivo tra poco, ok. Scusa. I was told the master was struck down. Yes. Yes. That's right. Yes. I was stupid and helped Xehanort do it. The master. He tried to hurt Ben. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Xehanort set the whole thing up. Also, he could awaken the darkness inside me. Oh, chissà dove è andata l'idea, ragazzi. Pronto? 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 Ho vinto io, ragazzi. Ho vinto io. Torniamo a noi. You were right, Aqua.
and so was the master. I did need to be watched. I went astray, but no more. Poi lo so che discutono di cose serie, Dio Cristo. What else is darkness but hate and rage? Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again. Grande, fra. Tell me, how does that honor our master's memory, Terra? Adunno lol. I am your father. Esatto, manca solo quello. Xehanort wants me and Vanitas to fight. Make some kind of keyblade. Keyblade! But the master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Keyblade? I still don't know exactly what it is. But it scares me to death. Even just the thought of it. You're not pissed at no. Relax, man. We're here, and we're gonna take care of you. I may have to fight Vanitas after all. Mando questa cosa all'Idele perché sicuramente vorrei vederlo. If I do, guys, I want you to. The three of us can never be torn apart. Hai capito? I'll always find a way. I'm asking you, as a friend. Just put an end to me. Perché non viene in live? Perché sta facendo finta di non essere stata lei a fare lo scherzo, no? Fingendosi impegnata. Bella per le dita quadrate di terra, esatto. Soil keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged, countless keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. Keyblade! Keyblade! E questa è la scena che avevamo visto nel trailer segreto di Kingdom Hearts 2. Ma la cosa con una mano, bellissima questa cosa. È fortissima questa vecchia di merda. Vabbè. Messaggio subliminale in chat. Ragazzi, l'ha freddato. Carino che ha sbattuto il braccio e gli ha preso via l'elmo comunque. Ben, are you okay? No.
Dumbazo. È proprio fiero. Figuro cattivo. Originale quello giallo e quello blu. Che cazzo dobbiamo fare? Beh, potevamo lasciargli l'armatura per combattere, però, cioè, veramente non lo so. Admirably done. I knew this was a journey you could make. Over the unseen wall that divides darkness and light. And I was not wrong. Terra! My friend, Ven. You tell me, Xehanort. What did you do to him? Why, I did him a favor and freed the darkness inside him. Alas, poor Avengers never had the fortitude for such strenuous trials. Xehanort! Ma sì, hanno fatto su un casino con la colorazione, ma secondo me non c'è tanto da guardare la colorazione, quanto più... boh, che cazzo ne so. Attenzione, messaggio vocale dall'idele. No, ma chi è? Guarda, scommettiamo. Ma chi cazzo era? Boh, speravo me lo dicessi tu. Dai, si parte! Donna Vanitas, te le prendi adesso. Vieni qua. Vieni qua. Suffer! Suffer! Oh, oh! Che cazzo era sta mossa? Oh! Sì, ma non mi rimane agganciato, perché? Frega! No, Vediamo se gli fa qualcosa. No, fuori campo. No, me l'ha schivato così. Sono innocente questa volta. Veramente stavolta ho un alibi di ferro. Perché nell'altro chat non ho il logo di Amazon Prime? E io che cazzo ne so, scusa. Perché c'hai troppi simboli forse. Merda. Ma in tutto questo proteggi cura non lo sblocchiamo mai nella vita. Oh, Supper lo dice qualcun altro. Zuppa! E Vanitas ci lascerà... Adrei? Ciao. Penso di sì che il massimo sia tra... Ma dai, sentiamo l'alibi di Lidele. Infatti sono stato io. Ah, ok. Tre codini. Ero al telefono con Nikki. Non lo so. Va bene, Xehanort. Lo farò. 5 euro. Was my master? No. My father, Eric, is not enough for you. My father. Leave my friends alone! Te lo dico subito che sono io di solito, non è vero niente. È come quella della spa, non me l'hai detto subito. Yeah.
Madonna, è Super Saiyan Black, ragazzi. Allora, dici le cose, non ti ricordi neanche di averle. Di averle... Pacco. Bellina sta in incursione curante. Vediamo se funziona. No, ho sbagliato. Oh, no, non lo para. Non si può parare. Non si può parare. Direi che non funziona. Ok. Stai zitto, cane maledetto. X. Si capiva che erano scarsi. Sì, ma mica mi hai detto che eri tu. Buona pera. Ora procedo con la skin care. Vabbè. Dai, ammettilo che eri tu e basta. Sei anolto. Non mi sconfiggerai mai, Xehanort. Io sono l'unico vero Paki. A caso. Yeah. Boia. Vediamo. Non funziona, peccato. Sarebbe stato simpaticissimo questa cosa. È molto simpatica, devo dire. Molto, molto, molto simpatica. Oh, oh. Che palle che non funzionano queste robe, però. Behold the power of darkness! Speed darkness, speed darkness, speed darkness, speed darkness! No, no, no! Volevi? Ciao a tutti, Salamina. Ciao, Salamina. Nessuno, i nemici che non vanno. Darkness! Esatto. Ero al telefono, problemi di ansia. Vabbè, asma. Ok. Mareo. Fituso, vabbè. Becco del merda, vabbè. Ok. Oh! There! You see? Oh! Oh! The Keyblade has been forged! Then! And now, Terra, it is time for the final union! Non c'è Kevin. Kevin! Attenzione! At last, our moment is here.
Out with the old and brittle vessel, and in with a younger, stronger new one. E adesso questo spiegherà perché nel 2 abbiamo visto uno Xehanort giovane. What awaited beyond the Keyblade War. And now it is your darkness that shall be the arc that sustains me! Perché Xehanort si è trapiantato dentro terra. Alle 20:30 devi andare a letto. Secondo me devi fare qualcos'altro e ti vergogno a dirlo. This heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness and also end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. Grazie Apollo per l'host. Grazie mille. E scopriamo anche perché nel 2 si può affrontare l'armatura di terra. Your body submits, your heart succumbs. So why does your mind resist? Alla di pelle del pollo, appunto. Mi sa che lo mangerò anch'io il polletto dopo. Però ci metto sopra un po' di sughetto al pomodoro e un po' di grana che... Adesso dobbiamo picchiarci da soli in pratica. Oh, oh, oh! Oh, oh! Voglia can... Vieni qua. Porca merda. Cosa stai dicendo, Red? Guarda che l'ho appena fatta io quella mossa. Non è che puoi copiarmi, Faccio vedere io come si fa, guarda. Ho sbagliato, no, ho... Così si fa, cazzo. Capisci nulla, nulla. Nulla non capisci. No, eh? Oh! No, quella è la mia mossa. No, scappa! Muori, merda! Bocca di quante cazzo li togliamo! Merda! Via! Cazzo, cazzo, cazzo! Questa è la mia mossa, basta copiarmi. Ha fatto tutto da solo stavolta, io non ho parato. Non so che cazzo è successo. Sei cura, bastardo. Come ti permetti, mi chiedo io. Basta! Yeah.
Non impara sto coglione. Raga, raga, raga. It's happening, it's happening. Oh! 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 Oh, almeno iscriviti al mio canale Twitch, però, cazzo. Ancora. Ok, stavolta sono convinto che non sia Turiner. Ok. Madonna, ti stempio, Dio Madonna. Mi ha un po' rotto il ritmo, però, No. Ehi. Sono senza parole, ma anch'io, guarda. Stupido. Dai. Vai, tocca a me. Sono abbastanza senza parole, anche perché, cioè, vorrei capire. Perché sicuramente è qualcuno che sa che sono in live e che ha il mio numero. Per cui non può essere, a parte te e Red, qua in chat, nessuno. Oh! Oh! Diventa dopo sconto di parate. No. Ma questo non si può parare però. Siamo proprio andati addosso così in cattiveria. Via dal cazzo. Boom. Ok. Qua pensa di rubarmi le tecniche, capito? Ma che non riesco. Che cazzo è andato adesso? No! Merda, non si può fare. No, eh? No, eh? No, eh? Oh no! Non vedo un cazzo! Aiuto, mamma! No, ma... Ciao, ciao Pollo, grazie mille dell'host, grazie mille di essere passato. Continuo a capire che cazzo di sto gioco. Visto puntate, ci sta. Allora, fammi vedere. Sarà un mio amico, sì, probabile. Mi pare di tre. Ok. Sì, sì, no, domani inizio Mystery Dungeon comunque alle 4, se arriva in tempo. Va bene. Non so, io la 30 mi shottava con tutta, ma perché io sono troppo forte. Le meteore le posso parare. Ok, dopo provo. Ho visto la clip, bella ragione. Ok, ciao Apollo, grazie mille.
Se, Pac è un bel ragazzo per me, ok. Buona serata. Ciao caro, buona riunione. Io veramente vorrei capire che cazzo è, però onesto. Riprova. Che palle, volevo fare di first try, ci mancava tanto così. Gira il cazzo, eh. Quando vuoi. No. Peccato. What? Io vado avanti così, me ne frega nulla. Un minuto e vado a letto. Cosa stai dicendo, Lidelia? Devi rimanere. Altrimenti mi arrabbio. No. E io continuo. Quello, il combo l'ha risciolta. Quale combo? Posso ascoltarlo il messaggio vocale o... cioè posso ascoltarlo in live? Come at me bro. No! È privato, ok. You have lost. Dio madonna. Guarda, The Original. Tu non vali un cazzo di nulla. Se sono una brutta copia di Meoda. Oh! Dai. Questo qua non si può schivare, vero? Ma... come cazzo ti permetti? No, sono più forte io! La devi piantare! Oh! Devi smetterla di copiarmi. Madonna santa. No, non curarti. Peccati questo, ma quanti danni gli facciamo? Voglia. No! Non ha fatto il contrattacco! Stiamo scherziamo? Troppo leggo, ma... ok, onesto. Diventando un maestro delle parate. Top telecamera. Questa è la mia mossa, stronzo. You have lost. No. Oh, vabbè, mi arriva dalle spalle, cazzo. Sempre le telecamere al top, ragazzi, incredibile. Merda, per uno. Dai. Sì, ma non me le para, cazzo, io non so, veramente. Ugo! Ugo! No, questo non si può fare.
sparare. Sì, non serve. Stai zitto, cazzo. Bellissima sta cosa. Puoi andare sottoterra, ma io ti distruggo io, cara. No. Sia un po' inutile comunque. Ok, aspetta che sento l'audio degli Dele. Per gli abbonati solo Telegram. Sì, sì, sì. Poi ci sono i canali vocali anche solo per abbonati su Discord. Però dovete collegare l'account. Ma c'era solo ieri sera comunque Lidl. Puoi andare sottoterra, esatto. Ma quindi abbiamo finito? È così, no? Così a caso gli spunta il mantellone. È il servo, esatto. Servola. Sì, ma lei vuole rinnovare la Tomb Raider Explorer, capito? C'è una traduttrice? Poi, beh, veramente, io non lo so. Figata. Sono bianchissimo, aiuto. Pensa che gli faccio gli scherzi. Beh, di solito sei tu. Che cazzo deve essere? Adesso cioè, ma ha un tempismo di merda comunque questo per chiamare, eh. Spero che tu mi stia guardando, è un tempismo del cazzo. Beh, adesso... ah no, niente. Then one day I will set this right. Bravo Terra. Adesso possiamo fermarci e rispondere. Sì, pronto. Buonasera. 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 Mattia. 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 Oh no. Oh no. Mai più! Mattia, sei tu! Sono io! No, non sono io! Non lo so! Pronto? Pronto? Mattia! Non sono io, giuro! Mattia! 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 Dove sei, Mattia? Vieni fuori! Un attimo, sta arrivando. Mattia! Mattia, ti stanno chiamando, vieni fuori! Mai! Dove sei, Mattia? Mattia! Oh! Metti giù i croccantini del gatto, Mattia! Ma io cerco mio cugino, Mattia! È qua, un attimo, che sta mangiando i croccantini del gatto, non capisco. Mattia, cazzo, basta! Oh, Mattia, oh!
Lascia stare i croccantini. Mettili giù. Mettili giù. E non mi guardare così, cazzo. No, ho detto del gatto, non del cane, porca puttana. Mattia, ce l'ha con te questo, cosa le facciamo? Come? Sono Mattia, eccomi, ciao, dimmi. Ciao Mattia, domani vieni a scuola? Certo che vengo. E tu? Ma... non lo so. Perché non lo sai? Dai, vieni, ci divertiamo. Andiamo in bagno e facciamo quello che facciamo sempre io e te. Dai, ho voglia di seguire coi piedi. Ho voglia di seguire coi piedi, dai. Siamo solo amici. Sì, in amicizia. Segui coi piedi in amicizia. No. Ma dai. No, ma ieri non dicevi così. No. Ah, dai. Lo so che ti piace. No. Dai, dillo. Vabbè, magari non vuoi dirlo qua davanti a tutti, però lo capisco. Lo capisco. Dai. Io non sono. Tu non sei cosa? Sono arrabbiato con te. No, perché? Perché sei arrabbiato, Mattia? Perché? Dimmelo, dai. Avanti. Ma tu sei un maniaco. È tempo di dirlo. Perché sei arrabbiato? Perché tu sei un maniaco. Però ieri non dicevi così. Ieri dicevi, oh sì, continua. Ti prego. Ieri ti piacevano i miei piedini puzzolenti. Bofrost. Ciao, ci vediamo domani a scuola. Mi ciao. Raccomando. Ciao. Ciao. Oddio caro. Ciao H, scusami. Eccomi qua, sei intervenuto proprio in un momento incredibile. Ciao Pachi, mi sono comprato Skyrim per PS4 e sto provando a patinarlo. Il problema è che ci sono 3 o più trofei che non sto tenendo, si buggano. Sì, ma Skyrim è un bug vivente, porca puttana. Cioè, veramente. Ma qua è durata 4 minuti, non si può clippare sta roba. Bisogna fare un video in evidenza... Mattia! Ah, non sanno. Ma poi che cazzo è che fa sta voce? Non gli viene mal di gola. Ciao H, buon appetito. E se dopo torni magari ne parliamo, perché qua abbiamo finito la rotta di terra. Mattia! Mattia! Subito pensavo fosse Cocco, tipo dall'oltretomba. Però non ha il mio numero, per cui non ha senso. Mattia! E si può saltare? Vabbè, lasciamo andare. Allora ragazzi, facciamo un discorsino finale. Abbiamo visto la route di Terra. Abbiamo visto che Terra viene preso per il culo per tutto il tempo praticamente da Maestro Xehanort e a volte anche Malefica, insomma, dai cattivi della situa. E finisce sempre di più col cadere nell'oscurità. Un po' come Riku, trovando un parallelismo un po' con Riku. Infatti, chi ti incontra sulle isole del destino, se no proprio Riku. E che succede poi? Succede che appunto abbiamo visto che Xehanort, che qua era vecchio ma 10 anni dopo era giovane, appunto prende il controllo del corpo di Terra. E lo Xehanort che conosciamo anni dopo è Xehanort nel corpo di Terra. Quindi l'Heartless e il Nessuno, Ansem l'Heartless e Xemenas, sono l'Heartless e il Nessuno del corpo di Terra, fondamentalmente posseduti da Xehanort. Quindi che si fa? Riusciremo a salvare Terra? E gli altri due? Che faranno? Perché anche gli altri due in Kingdom Hearts
2 non ci sono. Anzi, a un certo punto in Kingdom Hearts 2 vediamo un'armatura nella stanza lì nascosta di Xemnas, per cui è un Keyblade anche. Vedremo. Vedremo che succederà. Questa musica è molto molto fica. Devo uscire ma piove, dove devi andare? Che piove, appunto. Quindi ecco, come vedete, ci abbiamo messo 4 live a finire la Route di Terra, probabilmente ci metteremo altrettanto a finire le altre due, e poi ci sarà l'episodio finale, diciamo, che coronerà il tutto, quindi sì, dura più o meno come un gioco normale di Kingdom Hearts alla fine. Ora, domani sera, anzi domani pomeriggio in realtà alle 4, inizieremo Pokémon Mystery Dungeon, faremo una bella sessione di gioco. Già oggi sono uscito e mi sono bloccato la pioggia, beh, ma oggi è un tempo di merda. Stamattina c'era bello. Domani faremo una bella sessione di gioco con Pokémon Mystery Dungeon. Vediamo dove arriviamo. E poi sabato no, chiaramente. Anche se sarò a casa sabato sera, probabilmente. Anche l'idea non mi inviti fuori a mangiare. E poi domenica andiamo avanti. Poi da lì vediamo come siamo messi con Pokémon Mystery Dungeon. Se con la storia siamo messi bene già da domani, potrebbe essere domenica l'ultima, facciamo una mega live conclusiva e via. Vediamo. Se no si continua durante la settimana. Dopo Mystery Dungeon, come dicevo, inizieremo, oltre a tornare su Kingdom Hearts il martedì e giovedì come al solito, inizieremo Yakuza 0. Ok, un'unità di più usata, nessuna. Perfetto, tempo di gioco 9 ore 50, 10 ore praticamente. E tranqui. Completamento di Ari 40%. Vabbè, ma tanto niente, salvataggio ce l'ho. E meno salvataggio. Ecco. Ora io ne approfitto per andare un attimo in bagno. E poi vediamo cosa fare. Io non inizierei a Ventus, perché non avrebbe senso. Ho sbloccato l'ultimo episodio. Torno allo schermo dei titoli perché poi lo sbloccheremo dopo. No, beh, lo salviamo adesso. Creati il salvataggio. No, però me li credo con acqua quell'altra, però. No, allora aspettiamo a farlo. Bene. Allora, dai, vado un attimo in bagno e torno subito, ragazzi. Eccomi, ma porca puttana, perché sparisce? Eccomi qua. Bella, allora ragazzi, abbiamo finito Kingdom Hearts, abbiamo finito Terra più che altro. Io appunto, come dicevo, non inizierei aspetta che qua mi sta dando boh. Non inizierei a fare, se mi avete pacchi signor maestro Buco, esatto. Non inizierei a fare Ventus più che altro, perché non avrebbe senso fare Ventus adesso per poi chiudere tra 40 minuti. O no? Quindi se volete facciamo due chiacchiere. Cambio anche musica però, perché
mi ha rotto un po' i coglioni. Mettiamo un po' di spofiti. E nessuno si farà male. Appunto, iniziamo acqua. No, neanche acqua. Perché dovremmo iniziare acqua? Acqua è l'ultima. E... ok. Ok, ok, ok. Bella lì. E quindi ecco, insomma, ragazzi, dicevamo, non mi ricordo più, ho perso il filo del discorso. Nel frattempo mi sono preso l'altro teino. Se no, boh, butto su Crash e cerchiamo di fare il livello di ieri, tipo mezz'oretta così. A caso proprio. Ai ai ai, poveri noi. Fammi controllare una cosa. Ok, non ci sono ancora. No, che a sto punto il Nintendo Cast inizia alle 9:15. Aspetta che cambio categoria, perché se no mi inculano con la sabbia proprio. Just chatting. Eccolo qua. Facciamo due chiacchiere e basta gameplay. Ok, ditemi voi di cosa volete parlare. Parliamo di Red. Ok, parliamo di Red. Cosa cos'ha Red che non va? Red, sei tu il cugino di Mattia? E allora io spengo però la play, perché sennò mi fa tutta la luce davanti e mi sta sul cazzo. Questo lo posso lasciare qua. Sei tu il cugino di Mattia? Sei proprio tu John Wayne? E io chi sarei? Ho un brufolo qua. Beh, Ho proprio un brufolo qua. Brutto, madonna. Ma tra l'altro è sparito Red, dove cazzo è? Sì, però signor Buco, a me dà fastidio sta cosa che il signor Buco sia sparito. Uffa, io volevo, era venuto all'inizio, ero contento. Comunque abbiamo superato le 4000 visualizzazioni sul canale, così per ridere. E vediamo se c'è signor Buco online. No, non c'è. Signor Buco! Ah, ma oggi ha fatto proprio due live di 30 secondi in totale. Ho capito. Va bene. Se no non so se qualche video su YouTube che merita di essere visto. Controlliamo. Perché proprio non ero preparato. Stavo parlando ieri sera, che era interessante. Stavo parlando di qualcosa ieri sera, però ho un vuoto di memoria completo. Che infatti avevo anche detto, ciao Sly. Che infatti avevo anche detto, ma domani sera dai finiamo terra e ne parliamo del bullismo. Ok. Sì, del bullismo. E però avevamo terminato però il discorso, mi pare. Non c'era altro. Ma l'idea è andata via davvero comunque. Maledetta. No, sono esplosi. Oh, mi si è bloccato OBS, ragazzi. Attenzione. Non so se mi state sentendo in questo momento. Vediamo. No, mi si è bloccato tutto. È tornato. No, mi si è bloccato OBS proprio. È morto OBS per un attimo. E non so che cazzo sia successo.
vi lascio per avere della vita sociale. Buh, che vergogna, che vergogna, che vergogna. Veramente vergognoso. Ecco, vabbè, ciao Red, buona serata. Boh, allora a sto punto chiuderei anche io, affanculo, cioè nel senso... Tanto Terra l'abbiamo... Madonna, sta laggando ancora? No, ok, funziona. E dicevo, a sto punto boh, chiuderei e sti cazzi, nel senso che tanto Terra l'abbiamo finito. Non andrei avanti perché non avrebbe senso. Per cui boh, meno che non c'è qualcosa proprio di impellente da fare. Anche perché mi sta andando giù un sacco il bitrate, vedo tutto rosso. Per cui ho molta paura. Dai, allora se volete chiudiamo. Sì, no, qua mi sta andando giù tutto, ragazzi. Non lo so, ditemi voi. Ditemelo voi. Allora, o se no, facciamo un ride. Volevo rimanere fino alle 9:15, però ho paura che qua ho cominciato ad avere problemi di connessione. Che c'è il bitrate tutto rosso. Che palle però, ragazzi. Stai andando tutto da puttana e niente. Beh, vediamo. Vediamo, dai. Allora, siamo così. Vediamo se c'è qualcuno da raidare. Volevo aspettare 9:15 appunto per il cast. Però no, qua c'è ancora però. Cattura lo schermo. Però sti cazzi, cioè a un certo punto qua mi sta andando in culo tutto. Prima che vada in culo almeno facciamo un raidino e vediamo cosa succede. Sì, è tipo, sta facendo tipo così il bitrate. Molto carino. Allora, sai che... Ok, va bene. Oggi sono pazzo, mi gioco. Lui è pazzo, ragazzi. Hai visto l'ultimo video di Richard Benson? No. Cosa ha fatto? Sì, però io ho paura a collegarmi. Cioè, ok, si è stabilizzato un po' in realtà. Che... Manda pure, aranciata, ce lo guardiamo. Io volevo internazionale, però. Norbert the Lizard. Sto guardando True Detective, ma stai scherzando? Ma è pazzo? Questo sto guardando GTO. Andiamo dal pazzo, no, no, no. Ho paura. Oggi sono qua, è il pazzo di prima. Ranzata, se c'è il video di Richard Benson, lo guardiamo volentieri. Chatting and chilling. Con chi? Boh. Messaggi arrivano un botto in ritardo, ma in realtà no. A me arrivano subito, che non li vedo subito più che altro. Sarà un tuo problema. No, adesso non più. Guarda, adesso è tutto stabile. Vediamo. Twitch and chill. The real AGM Gaming. Ok. È una canzone, no, beh, se è una canzone no, perché ho paura Richard Benson, essendo un artista comunque riconosciuto, c'ha il copyright. Che la mia connessione non sta andando a puttane. Ok, scusa. Pensavo fosse un video comico. L'ultima volta che ho messo una canzone di Richard Benson me l'ha censurata. I'm stupid. Ok. Feral Cat Shelter Live, ok. Questo disegna per un pochino oggi. Vediamo, vediamo, vediamo. Bischenzocken? Vediamo. Chi è questo?
Ma si gioca, ma così? Lo stai scherzando? No, cioè, stai scherzando? L'ha fatta a caso, allora la guardiamo. Dio Cristo, non si apre un cazzo. Facciamo così. Ma cos'è? Allora vediamo. Ciao a tutti, sono Richard Benson. Boia. Volevo ricordare che ho fatto parte di vari gruppi importanti italiani, tipo i Camaleonti dell'Acquario. Ma è lui? Ma è riconoscibile. Canzoni acustiche. Ringrazio per i testi la mia amica Cinzia, ringrazio Roberto Adinolfi, ringrazio anche mia moglie Esther Esposito e ringrazio Christian Dalens e le brigate Benson. Il primo pezzo si chiama Soffio di luce. Sì, sì, è lui, però cazzo non è riconoscibile. Soffio di luce, bacia le guance, prima che arrivata. Ciao Gattepano, sì sì, lo so che sei tu. Invito al giorno. No, non è una femmina. Stare al mondo, la luce. Porca puttana. Sapevo che era stato male, aveva avuto diversi problemi di salute. Quasi riconoscibile. Non riesce neanche a suonare, mi sentite, cazzo. Abbracciare la vita. Cioè non riesce a suonare, ragazzi. Mamma mia, poverino. È Richard Benson. Un giro tondo. Ah ok, è onesto. Se sei 160 p ci sta. Sedotti e travolti da mille suoni. Richard Benson, mi faccio vedere chi è. Ah, poi tu lo sai chi è Richard Benson, sparmo for scazzo. Vediamo se la compilation Benson, il meglio. No, 30 minuti mi sembra anche un po' troppo. Il meglio del peggio. Okay, va bene. Ha avuto diversi problemi di salute. Quel video è molto recente, quello di prima. Per provare il microfono, no, no. Qua. Ti voglio far vedere le mie spalle e le mie braccia come sono forti. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Migliore Richard, cazzo. Porca puttana. E dovete stare lì davanti. È un ordine. È un ordine. È un ordine. Ah, la settimana fa. In Italia e con orgoglio mi sento che sei libero il grande Richard Benson. Siamo andati all'indietro. E poi tutti gli altri squallidi. Bene, bene. Squallidi. Bene, benissimo. Buono. Esatto, ma è quello che urla un po'. Cazzo ci sei ritornata. Ma non mi hanno preso. M'hanno scartata. Ah, si è persa niente. È l'inizio della fine. Un applauso. Un applauso. Mi fa spaccare. Sono fermi a Berlino e Dream Theater. Non ci hanno potuto raggiungere. Ma io ringraziamo. Comunque pronto un gruppo di uguale livello, di uguale valore. E vorrei introdurtelo. C'è con noi il Giardino dei Semplici. Un applauso. Non è roba per me. Non è roba per me! Non è roba per me! Se poi lo invitavano per fargli sentire musica di merda e li si incazzavano da ieri. Queste sono canzonette da balera, da sagra dell'uva, da feste condominiali, da feste di piazza! Da feste condominiali! Oh, Spermafrost, come ti permetti? Ecco. Neanche sono rappresentato. Basta! Basta! Adesso vi faccio vedere un assolo infernale. L'assolo di chitarra infernale.
Subdolo c'è anche. Assolo infernale. Guardatelo. Cioè, cazzo, perché non c'è la qualità più alta. Però guardate la faccia. Cioè, è cattivissimo. È cattivissimo. Ah! Però è bravo, boh, fa un po' cagare sto suono a me, onestamente, non so, non mi intendo abbastanza di tecnica chitarristica. Di questi chitarristi famosi. Era bravo per essere bravo, però qua mi sa che sta un po' sminchiando a caso. A parte qua. Però la solo infernale va fatto in questo modo. Il ninja di Bari è marzo, ascolta quello di famiglia, vedo però diciamo tutto l'altro. No, beh, se sono bestemmie preferirei di no. Onestamente, dopo magari me lo guardo per conto mio. Però non lo conosco. Cioè, tagli di video, c'è cioè The World che interviene. No, guardo! Qua ha sbagliato, palese. Questi chitarristi famosi. Tra l'altro nessuno si è permesso di aggiungere altri like. Cazzo di due. Questo suono infernale. Vabbè, solo di pianto di Mariotti, è molto bene. Lui si chiamava una minaccia insulta un ragazzo, molto bene. Lo guarderò dopo, dai. Ciao Lidale, finalmente un po' di ma non è andato a dormire tu. Questi chitarristi famosi. Allora, non so. Vabbè, poi aveva fatto anche un video corso. Vediamo il vecchio blues. Abbiamo fatto in questo video due parti, diciamo, abbastanza opposte. La prima parte molto difficile. Qua era una persona seria. Che ancora richiede molto studio. La seconda da non sottovalutare, ma sicuramente più semplice, più realizzabile per un ragazzo che vuole fare, diciamo, un po' di scena, vuole divertirsi con la chitarra. A questo punto, però, vogliamo coprire vari settori della chitarra rock. Insegnaci, maestro. Questo è blues, ragazzi. No, no, il Masseo bestemmia ogni dirlo, la cazzo. Ma poi non mi sta simpaticissimo, cioè nel senso, da quel poco che ho visto, perché è una bestemmia continua. E questo è il vecchio blues, ragazzi, eh. È proprio il vecchio blues. Cosa un po' alla Gary Moore. Gary Moore. Molto tecniche molto innovative quando sono blues. Mi piace anche suonare lento, per carità. Mi affido molto all'espressione, non è che penso molto a quello che faccio. Sì, vado col cuore, con l'anima. Il chitarrista può essere più bravo in note singole, un altro più veloce, eccetera. Comunque, gli accordi su cui voi dovete basare la vostra improvvisazione, che sarà corredata. No, per carità, è un grandissimo cristiano, per carità. E non solo, sarà. Sarà fatta di accordi semplici, no? La minore vediamo. Settima. Però è così distorto, è una merda. Re minore settima. È bello anche interpretare un attimino l'accordo. Sono cose che mi vengono spontanee, ad esempio, no? Parte il suono un po' distorto, ci può stare. Però voglio vedere cosa fa adesso. Volete aumentare un po' di rock? Ok. Re minore settima. Volete dargli un senso? Cioè, capito? È anche bravo. Il problema è che poi fa sta roba qua. No,
poi è venuto anche bene. Le sequenze sono di accordi sono tantissime e bisogna interpretare. Ad esempio, un inizio di un assolo. Farei una piccola frase, ormai che conoscono tutti, ma è sempre per un ragazzo che inizia è sempre molto buono. E pochi riescono a farlo all'inizio. No, ma era bravissimo Richard, però si è buttato a dire cagate. Il re, e questo re deve... Poi è stato male, poverino, sembra che tira più, esatto. No, non così, ma tirando sulla corda con un colpo di plettro. Perfetto. Attenzione che non è calante, eccetera, no? Bisogna stare attenti, dunque, primo esercizio è questo, il bend. Cioè qua dice anche robe fighe. Ah, qua ho sbagliato. Però ecco, cioè, era un figo, cazzo. Vabbè, Pino Scotto, lasciamo stare. Gli farei sentire Madre Tortura, ma appunto era già successo e copyright. Vabbè, qua virtuosismi. Vabbè, mettiamo su il classicone. Classicone! Io volevo un pollo! Io che... Ah, questo è il pollo! Ah, che bello! Allora, questo mi piace, non sì, era visto. Richard Benson. Aspetta un attimo, Spermatos, aspetta un attimo. Facciamo il ride. Aspetta! Io ho paura di sporcarmi le mani e di non suonare più la chitarra, se no lo spezzerei. Guarda, un pollo! Spermafrost, aspetta un attimo, adesso andiamo sul canale degli YouTubers, tanto. Così fai vedere a tutti che sei Spermafrost. Perché siamo su Twitch stasera, attenzione. No, veramente, non ho parole, ragazzi. Vabbè, torniamo a noi. Sì, ma non partecipa al raid. Ma sì, ma vieni un secondo, ma che cazzo te ne frega? Mi fai fare bella figura. Lo facciamo sul canale dei Nintubers che stanno... Dopo faranno un podcast su Sonic. Cioè, tra 3 minuti mancano, in teoria. Vediamo se hanno già iniziato a fare qualcosa. No. Se muovessero anche loro. Che hanno due minchiati in chat. Poi vado anch'io a mangiare, ragazzi, perché... Vediamo. Oh! Guardiamoci... Io vado da... Dai, aspetta un attimo, Lidl, che palle. Poi andiamo tutti, però. Facciamo un ride, scriviamo due cazzate insieme. E poi, basta. E poi andiamo tutti. Che anch'io devo andare. Ho fame, ragazzi. Ho molta fame. Ho visto una cosa forse molto simpatica. Mi fa vedere. Vediamo. La Cuba Producciones. No, mangio di solito dopo la live. Ma sì, ma che te ne frega? Giusto da scrivere due minchiate. No, cos'è successo? Vabbè. Vediamo, vediamo se hanno iniziato. Si muovessero, però, Dio Cristo. Scritto qualcosa. No, perché anch'io voglio chiudere, ragazzi. Faccio un balletto.
Mattia, dove sei? Mamma, Mattia, dove sei? Mamma, Mattia, dove sei? Mamma, Mattia, dove sei? Basta, mi sono rotto i coglioni, quando cazzo iniziano? Eccolo, bella. Signori, siete pronti? Assomiglia a Ciccio Gamer. Non vedo mai più. Corona. No, è lui che vuole a me. Dai raga. Siete pronti? Mi raccomando ragazzi. No, la pubblicità, Dio Cristo. Speriamo un attimo che passa la pubblicità, perché sennò mi gira il cazzo. Ragazzi, mi raccomando, domani pomeriggio ci vediamo alle 4. Se arriva il gioco, in caso ve lo comunico su Instagram e ovunque. Perfetto, grazie Fra che fai le clip anche adesso. Ci vediamo domani alle 4 su Pokémon Mystery Dungeon. Vi aspetto e... Via col Rider, ciao ragazzi.